ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Buonasera, buongiorno, buonasera. Ciao, e tutti quando ci incontrano e parlano nelle nostre serate mi dicono: ma perché tu dici sempre buonasera, buongiorno, buonasera? Io faccio per non far mancare niente a nessuno, nel senso che qualche volta ci vedete di notte, qualche volta ci vedete la sera, gli orari sono sempre quelli precisi, ma come ci sono tante repliche e allora attraverso le repliche, va bene, uno ci vede la notte, che mi dice buongiorno? No, allora buonanotte, buonanotte, buonasera, buongiorno. Comunque, piacere comunque è di essere con voi, so che siamo sempre di più, siamo sempre tanti, soprattutto grazie a me, purtroppo c'è anche la Paola, con me, ma che dobbiamo fare? Non ho capita questa, vedi che disappunto dal pubblico qui presente, appunto. È uno scherzo. Anzi, tutti mi dicono, ma perché tratti male la Paola a volte in televisione? A volte. Perché praticamente facendo così come sto facendo io con te non fai altro che farti volere ancora più bene. Cioè in sintesi trucco. Mi prendono sulle scatole e me vogliono un bene a te. Va bene, allora mica prendermi sulle scatole davvero. Devi dedicare al pubblico invece una canzone che facciamo abbastanza spesso, perché è un bel terzinato di quelli che fanno innamorare. Di quelli proprio così. I can't stop loving you. Va bene, anymore. Vai. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. I can so find my mode without you. Proseguono i ritornelli con la bella e brava Simona 40 e la sua bella orchestra che ci fa ascoltare Emozioni d'amore. Vai Simona, alla grande, vai Massimo.
non voglio più da te. Silenzi che dividono, non voglio più da te. Parole che non vivono, amore tu lo sai, non ti regala niente mai. Ma poi se penso a te, sei il dono più importante. Amore mio, che fai? Non vuoi più star con me? Amore mio, lo sai che penso solo a te. Sognare quella fiaba che già nei libri c'è, ma poi al mio risveglio non sei più accanto a me. Emozioni adesso andiamo a intervistare l'artista di oggi, quindi parte la sigla di intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Enrico Rosteni, intervista con l'artista. Che devo dire? Buonasera, buongiorno, buonasera, buongiorno, buongiorno, buonasera, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Enrico Rosteni che è qua con noi, sì. Veramente è stato per molto tempo. Enrico Rosteni è stato il nostro comico ufficiale. Io però siccome lo dicevo è ufficiale mi sembra un po' troppo esagerato, dicevo sottufficiale, ovvero il nostro comico maresciallo. Io ho sentito che negli giorni scorsi hai detto ma lui gli ha detto tante in questi giorni, pazzesco. Però ho sentito anche che ci sono delle battute che hai preso che ho fatto io magari spontaneamente, allora. Per esempio vogliamo fare due esempi. Allora, i due esempi sono. Allora, no, una battuta che piace alla Paola gliela devo fare in apertura, che è quella famosa, famosissima, ormai si è sparsa a tutto il mondo. E a Livorno c'è un viale dove la gente si parcheggia la macchina per conto suo senza portarla in concessionaria a venderla. C'era una volta una pandaccia Livorno, sai, livornesi, sai, dove nasce la comicità a Livorno, anche per strada. È passata una bellissima ragazza con un lato B meraviglioso l'altro giorno nel centro di Livorno. Uno proprio non ne poteva più a fare. Boia, di che popò di culo a mandolino che ti scià quella lì, de, ha detto, no, per confermare. Sì. Lei si è girata e gli ha fatto, sì, però per te un sona. E lui, rivolto all'amico, gli ha detto, te l'avevo detto, era rotto. No, perché, cioè, finisce così, no? Allora, no, però non divago. Ma diciamo la mia che è molto più carina. La storia e allora questa panda così brutta, sulla quale i livornesi, il proprietario ci aveva fatto un cartello sul vetro davanti, esagerato. Occasionissima, vende si panda del 79, telefonare Mario ore pasti. Sotto livornese un cartello più piccino: Mario mangia pure tranquillo.
E questa è la battuta che piace alla Paola, gliela faccio sempre. Quell'altra invece che diceva Luciano, che mi ha suggerito Luciano, perché io durante gli spettacoli parlo della mia livornesità e di come nasce questo de, no? Questo de, boia, de, sì, boia, de, questo suffisso, prefisso, infisso da cui deriva il mondo. Per esempio, il più grande statista italiano era livornese, De Gasperi. Ecco, era livornese. I più grandi cantanti, cantautori che la storia ci abbia mai regalato, De André di Livorno, De Gregori, anche lui di Livorno, De Crescenzio, Vilma De Angelis, anche lei di Livorno. E Luciano a un certo punto un giorno intervenne e mi disse: allora anche il gruppo rock più pop rock più famoso dell'universo, The Beatles, erano livornesi anche loro. E da lì nasce questa storia. Franelli e Rosselli. Franelli e Rosselli, questo binomio che ogni tanto Luciano... Ah, poi mi ha dato quella bellissima, e quell'altra bellissima storia in cui io racconto che a un certo punto mi hanno pagato con il famoso assegno a mucca. Come è l'assegno a mucca? Lo spieghiamo. Allora, perché l'assegno a mucca è quell'assegno che te lo guardi, lo riguardi, lo giri, lo rigiri, poi fai... sarà che me lo paghino questo assegno? E questa me l'ha suggerita Luciano. Non c'è storia. Lo dico pubblicamente. Domani ne racconteremo ancora. Domani ancora. Okay. Domani con Enrico Rostelli. Ciao ciao. Chi c'è adesso, Paola? Dalla chi Liguria c'è? Con furore arriva l'orchestra Nino di Nino e Ninos, che ci fanno ascoltare Dance with Fire. Dance with Fire. Vai, Nino e Ninos, Nino e Lorena. This is a fire, burn your skin. Dance with fire, adrenaline. Dance with fire, adrenaline. Dance with fire, love fire, adrenaline. Walk like l'isola dei Pidocchiosi, ma a me mi piace, io quando presento questa cosa mi viene sempre da ridere, perché tutti vogliono l'isola dei famosi, di qui e di là, che c'è quello, rastegante, cose così, e invece noi abbiamo l'isola dei Pidocchiosi. Cristiano che? Solo, cioè, il suo bel fisico scolpito, sono andati via tutti, l'hanno lasciato lì da solo, affamato, l'ultima, vabbè, comunque, vabbè. Cristiano, l'isola dei Pidocchiosi.
se prendo quest'uccello stasera mi fa una mangiata, guarda. Questo qui provini per il milionario. Ancora con questi provini. Non ci sono provini qui per il milionario. Non c'è nessun provino. L'ho preparato anche per quelli. Ma cosa? Ma lei non capisce, questa è un'isola deserta. Qui non c'è nessun provino, ci sono solo io che ho una fame pazzesca e sono pieno di pidocchi, va bene? No. L'ho preparato tanto bene, ve lo fa vedere. Posso? Ma cosa? Se mi fa vedere cosa? Che sei preparato per i provini per cosa? Per il? Per il milionario. Milionario, va bene, mi faccia vedere questi provini per il milionario. Il triangolo. Ma cosa fa? Risponde alla domanda. Ma che piacere, guardi. Lasci perdere, guardi. Qui siamo collegati solo con Luciano Nelli. Oh. Chi? Luciano Nelli. Voglio la Marcuzzi! Alessia! Alessia! Non lo so, Luciano, vo via anch'io. Ricordi di ritornelli. Allora andiamo di nuovo a febbraio scorso, sì. Questa notte delle stelle, ormai questo mese lo passiamo praticamente tutto così, facendovi vedere una parte delle cose, e poi tra l'altro andrà anche in onda uno special intero di tutta la serata. Ma intanto, con cosa andiamo oggi? Andiamo con un brano interpretato da Luciano Nelli, che ha ribattizzato in Berlin, ma in realtà è New York. Invece di New York, io dico Berlin, perché giustamente ci sono... cantando live, se può fa. Il team from New York è una canzone scritta appositamente per l'omonimo film del 1977 diretto da Martin Scorsese ed interpretato dalla Liza Minnelli e da Robert De Niro. È cantato nel film dalla stessa Minnelli. La musica è stata scritta da John Kander, mentre il testo è di Fred Hebb. Dopo il successo della versione della Minnelli, nel 79 il brano fu registrato anche da Frank Sinatra per il suo album Trilogy Past, Present and Future del 1980 in una personale versione e con la quale spesso chiudeva anche i propri concerti. Occasionalmente Sinatra ha eseguito il brano anche dal vivo con la stessa Minnelli. Sinatra ha inoltre registrato il brano una seconda volta in duetto, pensate, con Tony Bennett, bellissimo. Nel 93. Il brano è strettamente legato a questi due artisti che ne hanno fatto durante la loro carriera un vero e proprio cavallo di battaglia, ma adesso lo ascoltiamo nella versione di Luciano. Devo dire un aneddoto riguardo a Frank Sinatra, che è una cosa che diciamo in qualche modo potrebbe essere comica, ma in qualche modo è anche un po' triste. Frank Sinatra, quando cantava a New York, faceva sempre così. Che voleva dire le torri gemelle, torri, sì. Poi dopo adesso dovrebbe fare così, purtroppo. Vabbè, Frank Sinatra, anzi volevo dire Luciano Nelli. Versione berlinese. Berlin, per voi, dalla Notte delle Stelle 2017, febbraio scorso. Spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it. Berlin, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. Berlin, I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the list. This little town blues all melting away right through the very heart of it. Berlin, if I can make it, girl, I make it. Anywhere, come on, come true. Berlin. City that never sleep and found I hand number one for the lead.
found blue. Side of it in old Bel Air. If I can make it, girl, I make it anywhere. Come on, come through Berlin, Berlin. We here, Notte delle Stelle. La grande orchestra Bagutti canta questa bella e brava Federica e ci fa ascoltare l'universo. Per me. Ci sono giardini di fiori e la gente che aspetta là fuori. C'è tutto il profumo che c'è. Sei tu l'universo per me, ma se un pensiero una mattina mi sveglierà e tu non fossi qua, se tu non fossi qua, metti la mano sopra il mio cuore. Salutiamo, ciao, andate a ballare, preparatevi perché ormai il weekend inizia e allora andate a ballare perché comunque ballando si vive meglio. Ciao. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.